I grifoni con una prestazione d'applausi rimontano il 4-2 di Ancona, con la coda dei supplementari si qualificano per la semifinale playoff, dove ad attenderli ci sarà il Prato, vincente sul Livorno. Continua così il sogno degli uomini di mister Picchietti. La cronaca: Ercolanetti si invola tu per tu con il portiere Strinati, che si oppone alla grande, ma poco dopo è Hakimi con un bolide di sinistro a portare in vantaggio i rossoblu spellani, 1-0. Stoppini poi di piede superlativo e mantiene inviolata la porta. A metà frazione delirio Grifoni, tiro di Alunni Santoni che coglie il palo, arriva come una furia Metelli che insacca per il 2-0 e rimonta completata. La parata di Strinati su Hakimi vale un gol, portiere degli ospiti il migliore dei suoi. E con il doppio vantaggio Grifoni si conclude la prima frazione di gioco. Nella ripresa ancora Hakimi tenta il tiro dalla distanza, attentissimo il portiere Strinati. Poi è la volta di Alunni Santoni a tentare il tocco dalla sinistra, ancora prodigioso Strinati, che si ripete poco dopo sul mancino del solito Hakimi. Poi a fare il fenomeno a Stoppini, che blocca tutte le possibili conclusioni degli avversari. Poi Ercolanetti a terra in piena area astuti. Calcio di rigore che lo specialista Quercetti non sbaglia, 2-1. Poi a gioco fermo Feriani sferra un colpo proibito a Metelli, procurandosi un rosso diretto e Ancona con l'uomo in meno. Non si lasciano sfuggire l'occasione i Grifoni, che con Angelucci si riportano sul doppio vantaggio. Poi è il palo che si oppone tra Hakimi e il gol, ma il profeta Alunni Santoni poco dopo porta a 4 le marcature dei Grifoni con il pubblico in visibilio. Ma proprio in chiusura astuti sotto porta mette in rete il 4-2. A nulla valgono gli assalti finali dei Grifoni, che trovano sempre il portiere Strinati un muro invalicabile. Si va ai supplementari e occasionissima Grifoni, prima Santoni coglie il palo, poi Picchietti Nicolò lo imita cogliendo anch'esso il legno di destra. Poi nel secondo overtime è Stoppini a salvarsi sulla conclusione di Astuti, e si ripete poco dopo salvando in uscita, e poi innesca un contropiede non sfruttato dai compagni. Finisce così 4-2 con il tripudio della folla corsa al palazzetto di Spello. Ora per i Grifoni c'è la semifinale nel doppio confronto con il Prato. Il sogno dei rossoblù continua. Sì, diciamo così, è stata una partita molto molto combattuta su tutti i fronti. L'attacco non ha prevalso sull'altro. Noi portieri comunque, ogni tanto c'è da dirlo, abbiamo fatto tutte e due un'ottima partita, quindi vuol dire che anche gli attaccanti insomma si sono dati da fare, ma comunque in generale abbiamo fatto un'ottima prestazione. Sotto con le semifinali, sì, e continueremo a lavorare come ogni settimana, sempre più duramente, e alla fine si vedrà insomma se siamo qui insomma a fare questi playoff, se ci meritiamo di vincere.